Presso la fattoria Medice a Monsulmano Terme si svela l'edizione numero 38 del Gran Premio Industria ed Artigianato di Larciano, gara internazionale riservata alla categoria professionisti in programma il 26 luglio prossimo. Un cambiamento di data, ci si sposta dalla fase precedente al Giro d'Italia, ci si sposta alla fine di luglio, il 26 luglio prossimo. Partenza fissata alle ore 11.30 per una gara che cambia anche nel percorso. Si transiterà 8 volte sotto il traguardo, 4 giri iniziali praticamente pianeggianti e poi 4 giri con la salita da Fornello, quindi San Baronto, e il finale da San Baronto al traguardo. Mancheranno appena 6 km. Andiamo ad ascoltare tutti gli ospiti presenti. Vi ricordiamo anche che per l'occasione è stato assegnato il 27esimo trofeo Nello Bonfanti, assegnato quest'anno a Stefano Gazzelli. Marco Meucci in rappresentanza del Credito Valdinievole, banca di credito cooperativo, uno degli sponsor principali a fianco dell'organizzazione di Larciano, un impegno, il vostro, che va avanti ormai da tanti anni, un impegno rivolto verso il territorio in generale. Supportare le attività che si svolgono nel territorio, è questo il vostro modo di fare banca? Sì, tra i tanti modi di essere banca del territorio è previsto proprio l'essere vicino a queste varie realtà, particolarmente quando sono realtà sane, serie, che comunque coinvolgono i giovani che hanno sempre meno aspettative. Quindi anch'io sono giovane, quindi condivido pienamente questo e condivido pienamente queste decisioni della banca di appoggiare queste iniziative. Un appuntamento internazionale portato avanti da un gruppo di grandi appassionati di ciclismo, un gruppo che ogni anno trova la forza di andare avanti. Sì, diciamo che sono loro che ci danno la forza anche a noi di continuare ad aiutarli, a sostenerli nel nostro piccolo. Vediamo veramente questa passione, vediamo veramente l'attaccamento forte che poi è coinvolgente sia verso gli sponsor ma anche verso le persone stesse. Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci, un'eredità politica importante, un'eredità sportiva importante, come essere l'erede di Dario Parini, il successore di Dario Parini, che anche nel mondo del ciclismo era conosciuto da tutti gli appassionati. Questi sono i suoi primi passi nel mondo del ciclismo, in una realtà come il Gran Premio di Larciano internazionale. Le prime impressioni dopo questi pochi minuti in questo mondo? No, io prima di tutto ho un'eredità pesante, come dicevi bene tu, perché il mio predecessore ha fatto tanto per lo sport e per il ciclismo. Il comune di Vinci in questi anni è stato protagonista nell'organizzare diversi eventi importanti sul nostro territorio e partecipare a questo evento, la corsa internazionale dell'industria e dell'artigianato. Io penso di essere, spero di essere all'altezza, ce la metterò tutta. Il comune di Vinci quest'anno non è interessato dal passaggio della corsa per un motivo di carattere logistico, cioè perché sul nostro territorio in quei giorni si terrà un'importante manifestazione e quindi diventava difficile e impossibile riuscire a tenere insieme le due cose. L'ho ribadito prima nella presentazione della gara, il prossimo anno noi siamo interessati alla corsa e quindi invito, diciamo, gli organizzatori a venire a ragionare con noi per concordare un passaggio anche sulle nostre strade, sulle strade del mio comune per il prossimo anno. Vinci, città di Leonardo, una degli tanti angoli di Toscana che hanno bisogno ancora di più di visibilità e di essere conosciuti al turismo internazionale, e il ciclismo può essere il mezzo giusto. Il ciclismo può essere uno dei mezzi giusti per promuovere il nostro territorio, perché attraverso il ciclismo e attraverso le riprese televisive e l'interesse che si porta dietro il ciclismo, con milioni di appassionati che seguono le corse, possono benissimo conoscere il nostro territorio, le emergenze culturali e turistiche del nostro territorio e magari venirle a visitare. Sandro Beneforti, assessore allo sport del comune di Larciano, il Gran Premio Industria e Commercio è una vetrina internazionale per la vostra località, per la vostra cittadina, l'organizzazione che quest'anno ha voluto tributare ancora di più un ringraziamento a Larciano con tanti passaggi sotto l'arrivo. Questo è sicuramente una nota di merito a tutti gli organizzatori della Larcianese. Sì, io credo che il ciclismo per Larciano rappresenta veramente una cosa speciale, no? In pratica anche per uno come me specialmente, insomma, per, diciamo, cinquantenne inoltrato,
discorso cioè, che deriva no, già da prima del Gran Premio Industria Artigianato, già dal circuito degli assi, no, degli anni 60. Cioè, io mi ricordo proprio cioè, da piccolo, no, queste cose, questi ricordi legati al ciclismo, cioè, ricordi particolari proprio, per cui penso che è veramente importante che una tradizione come quella che ha contraddistinto insomma l'Arciano nel mondo del ciclismo debba essere continuata, cioè proprio per un discorso al di là delle quantità, si fa sempre discorsi di quantità, no? Legati al problemi di crisi economica, però ecco, io credo che la cosa che debba essere valutata sì, al di là degli aspetti quantitativi, anche cioè gli aspetti emotivi che il ciclismo riesce a dare. E proprio in considerazione di questo fatto, proprio per averlo vissuto, io oltretutto abito all'Arciano in pratica di fronte al comune, per cui ecco, io mi ricordo fin da piccolo avevo in pratica lo striscione dell'arrivo sotto la finestra di casa. E quindi ecco, direi che queste cose, tutte queste emozioni che ha saputo sempre lasciare un po' negli sportivi, debba essere questo soprattutto il motivo, al di là delle difficoltà che ci sono, per poter cercare di continuare a mantenere sempre questa tradizione che, come è stato detto anche durante la presentazione, ha contraddistinto veramente il nome di Larciano a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Alessio Torrigiani, sindaco di Lamporecchio, ha già avuto modo di vivere alcune manifestazioni ciclistiche nei suoi primi giorni di amministrazione. Questa però, che tocca il vostro territorio, sicuramente forse per prestigio ed importanza la maggiore. Una gara riservata alla massima categoria con arrivo all'Arciano, ma che verosimilmente, visto il percorso, si deciderà sul territorio di Lamporecchio. La salita e la discesa sono sul vostro territorio. Un plauso va fatto a questi organizzatori. Sì, certo, come ho detto nella presentazione, questi tipi di organizzazioni sono diventate oramai difficilissime e impegnative, quindi un plauso assolutamente, un ringraziamento allo staff della UCI Arcianese per quello che anche quest'anno è riuscito a fare e per quello che sicuramente farà anche gli altri anni. Sì, ho avuto già modo di confrontarmi con il mondo del ciclismo in questi miei primi 20 giorni di mandato, anzi un mese esatto di mandato amministrativo. Da semplice appassionato sto diventando anche un esperto di questo meraviglioso sport. Giuliano Baronti della nerisottoli.it, il Gran Premio di Larciano quest'anno omaggia ancora di più questa partnership che vi lega da tanti anni. 8 passaggi davanti alla tua azienda, penso che una grande soddisfazione come questa. Bisogna fare un plauso a questo gruppo che ogni anno, nonostante le difficoltà, punta sempre a migliorarsi. E non si vuole nemmeno finire, si vuole migliorarsi e non finire. Nonostante la crisi che si dice che c'è e tutto, si vuole andare avanti, perché lo sport lega. Lega persone, lega aziende, lega un po' tutti. Sicché è bene continuare ad andare avanti e migliorarsi. Abbiamo scelto questo percorso per, diciamo, una serie di cose. Si andava a Pistoia, però problemi sul traffico, problemi una cosa o l'altra. Allora si è detto, giriamo qua vicino alle aziende che c'è, che si cerca il contributo, come di fatti abbiamo trovato i soldi, che non c'è stato problemi, perché proprio si è fatto questo percorso che anche per la gente, per che verrà a vedere la corsa quel giorno lì, si mette da una parte e vede su 4 giri, si sposta e vede quell'altro. E poi si passa anche davanti alla mia ditta e sono ancora più contento. Senti, una testimonianza del forte legame che nasce attraverso il ciclismo e la presenza quest'oggi di Stefano Gazzelli, premiato qui dall'Unione Ciclistica Larcianese. Ti ha ringraziato nel discorso che ha fatto durante la conferenza stampa per avergli dato la possibilità di finire la sua carriera nel Giro d'Italia. Lui si è fatto tanti chilometri per venire qui e sicuramente questo è un onore per voi e per tutta l'organizzazione. Sì, grazie a lui, perché è stato un grosso corridore, ma è anche un grosso uomo. E lui ha fatto 1400 chilometri per venire all'Arciano, io non dico altro. Io insomma ci avrei pensato un po' più di una volta, perché è partito ieri, è arrivato stasera alle 5, con la macchina solo. Però lui è direttore sportivo mio, è direttore sportivo, oltre che con noi e con la RAI,
e quando ha dato una parola ha fatto un contratto. Io sono contento che sia venuto e che insomma mi ha ringraziato, io devo ringraziare lui per quello che fa per noi. Gli si è dato l'opportunità di fare il giro l'anno scorso, di finire la sua carriera, aveva questa soddisfazione e l'ha realizzata, sicché una mano lava l'altra. Giacomo Bacci, presidente del Comitato Regionale Toscano della Federciclismo Lalciano, che è una delle punte d'eccellenza di questa regione, ciclismo professionistico, il più alto livello del ciclismo, con un cambio di data per migliorarsi ancora. I toscani non si accontentano mai. Ma credo che sia questa la forza proprio dei nostri organizzatori, quella di saper sempre in qualche modo improvvisare qualcosa e cercando di dare ancora il meglio, e credo che questa scelta di data abbia sicuramente centrato l'obiettivo, quello di trovare la migliore posizione per poi avere i migliori atleti alla partenza, e credo che questo sia quella grande forza che i nostri organizzatori hanno. E lo dimostra il fatto anche che questo binomio, con il fatto dell'Arciano e il secondo giorno del Giro della Toscana, ecco, quindi avere sicuramente in queste due giornate protagonisti importanti che stanno tracciando, se non altro in qualche modo, il ciclismo toscano. Il 27esimo trofeo Nello Bonfanti è stato assegnato a Stefano Gazzelli, un riconoscimento importante, un riconoscimento a una carriera nel mondo del ciclismo, prima come atleta, come dirigente e come commentatore televisivo, un riconoscimento che viene da una realtà che conosci molto bene, quella di Lalciano. Hai avuto modo di conoscerla lo scorso anno quando hai militato nella formazione che è proprio nel cuore di questa località, con Giuliano Baronti e la ditta Neri, un riconoscimento che ti gratifica e che ti fa sicuramente molto piacere. Sì, è un riconoscimento che fa sempre molto molto piacere, perché sono quei premi che molte volte sono anche inaspettati, non me l'aspettavo, e quindi sono quelle sorprese molto molto gradite. Quanto te, giustamente è vero, sono molto legato anche a questo territorio. L'Arciano l'ho vinto nel 2002, era una corsa che sempre ci tenevo a far molto bene, perché era un po' il termometro della mia condizione per il Giro d'Italia. L'anno scorso Giuliano Baronti mi ha dato la possibilità, insieme alla Fantini, insieme a Citracca e a Scinto, di coronarmi per me un sogno, che il sogno che era quello di finire la mia carriera nell'ultima tappa del Giro d'Italia. Con la Fantini mi hanno permesso di avverare questo sogno, quindi non posso che essere riconoscente per sempre, perché una carriera, arrivare a 40 anni, poter finire un Giro d'Italia, che è quello che un po' mi ha lanciato, mi ha dato tutto a livello sportivo e anche a livello umano, mi ha segnato tantissime cose, essere qui per me era molto importante. Ora un po' ho cambiato il mio ruolo, sono rimasto direttore sportivo della Neri, quindi giustamente sono qui presente, e poi l'impegno anche con la RAI che mi sdoppia un po'. La speranza è quella di essere anche comunque qui quest'anno come commentatore per la RAI, quindi spero di esserci e di poter descrivere questa bellissima corsa e questo bellissimo territorio. Un percorso che cambia, un percorso che forse si apre a più scenari con lo strappo del Fornello e poi una salita nel finale particolarmente tecnica, c'è da stare con gli occhi aperti fin sul traguardo. Sì, è cambiato il percorso, una salita differente che ho fatto nel 97 quando fu campionato italiano. Era una corsa difficile, quello che influirà tanto la corsa sarà il caldo. Luglio, fine luglio, il clima sappiamo tutti che è molto, molto caldo, i corridori andranno a patire tanto queste temperature, quindi la corsa verrà anche molto più dura e sarà un po' quello che condizionerà un po' tutto l'andamento della corsa. Bruno Ferrali, direttore di organizzazione del Gran Premio Industria e Commercio Lalcianese. Un cambio di percorso quest'anno per cercare di tenere ancora più possibile la corsa sui territori dei comuni di Lalciano e i comuni limitrofi. Un cambio di percorso anche per favorire lo spettacolo, in quanto saranno maggiori passaggi sotto l'arrivo e un finale incertissimo. Il Gran Premio Industria Artigianato, che è giunto alla 38esima edizione, è partito i primi anni di vita e c'ero purtroppo, dico purtroppo perché gli anni sono passati, era solito fare i bagni di Lucca, Monte Oppio, scendere a Pistoia, salire il San Baronto da Vinci, andare a Cerreto Guidi, salire il San Baronto da Pistoia, Vinci, Cerreto Guidi e poi ritornare a Lalciano, fare il San Baronto dal Lamporecchio, ritornare a Pistoia e attraverso Serravalle e Monsumale venire all'arrivo per un totale di 220 km. Poi trovammo
una, anche su indicazione di Alfredo Martini, un circuito ad ampio raggio dopo i primi 60 chilometri, diciamo, attraversando Vinci, Pistoia, eccetera, eccetera. Poi mettiamo la corsa su un circuito ad ampio raggio, un bellissimo circuito con il San Baronto da Lamporecchio, poi Vinci per ritornare poi all'Arciano per quattro volte. È un percorso selettivo, abbastanza impegnativo, e dove ha sempre emerso dei corridori di un certo valore, con un certo fondo. Quest'anno abbiamo deciso di variare il percorso, concentrare la gara sul nostro territorio e comuni limitrofi, quindi faremo un circuito di quattro giri per circa 21 chilometri attraverso l'Arciano, Castelmartini e Baccane, colonna zona industriale di Cerbaia, a quel punto Ponte di Feroce, Poggioni, Stabia, Lazzaretto, Lamporecchio, l'Arciano appunto per quattro volte. E successivamente altri quattro giri di un circuito molto impegnativo, ripasseremo nuovamente da Castelmartini, quindi Baccane, la zona industriale di Cerbaia, per rendere omaggio al nostro sponsor principale che è la Neri Sottoli, dopodiché Cerbaia, Lamporecchio, zona industriale di Lamporecchio, Orbignano, Il Fornello, San Baronto, e da San Baronto all'arrivo ci sono 6 chilometri. Sono sicuro che colui o coloro che scollineranno l'ultima volta da San Baronto, in quel gruppetto ci sarà sicuramente il vincitore della corsa. Abbiamo già fatto questo circuito quasi uguale quando organizzammo il campionato italiano nel 1997, e lo facevamo 12 volte per 252 chilometri, e all'arrivo ne arrivarono ben pochi, solo una ventina. Mi ricordo la vinse Faresin per la terza volta, e appunto indossò la maglia tricolore. Anche un cambio di data per cercare di andare incontro un po' alla crisi di partecipazione che affligge le corse che non fanno parte del circuito World Tour, un cambio di data che sembra premiare. Presente la nazionale italiana e quale altra formazione? Sì, abbiamo dagli australiani della Orica Green Edge, poi abbiamo i giovani di Astana e Katiusha, abbiamo 9 gruppi professional, poi abbiamo anche l'iscrizione della nazionale della Colombia, c'è qualche problema relativo ai visti, non abbiamo ancora la certezza. Una decina, 12 gruppi continental, esteri e italiani, e appunto come dicevi prima, la bella sorpresa di ieri è stata l'annuncio di Cassani che farà il Gran Premio Industria e Artigianato oltre al Giro della Toscana. Urbano Borgioli, presidente dell'Unione Ciclistica Laracianese, un cambio di data, un cambio di percorso. Tanto è cambiato dal 2013 al 2014, per crescere ancora dopo 38 anni si ha ancora la voglia di migliorarsi ogni anno. Sì, purtroppo per andare avanti bisogna cercare sempre di migliorarsi, e quando abbiamo fatto un po' di sondaggio e abbiamo visto che nella solita data sarebbero venute poche squadre con corridori di rinterzo, e avevamo quasi deciso di non fare la corsa. E poi invece Bruno Ferrari si è messo a cercare le date possibili che si poteva rifare un'altra corsa, era il 26 di luglio, e allora siamo ripartiti di buona lena, e si è cambiato anche il percorso. E si è fatto un percorso che gira più nel comune di Lamporecchio, l'Arciano e Certoguidi, e sfiora leggermente il comune di Vinci, in modo da far sì che passare davanti alle aziende che ci sono sempre state vicino, e quindi sono state più propense ad aiutarci. Hai parlato di aziende che vi sono vicino, in primo luogo il Credito Valdinievole, l'azienda nerisottoli.it, ma sono tante le realtà che vi sostengono nella vostra avventura. Sì, tant'è vero, la nostra forza è quella di avere tanti piccoli e medi sponsor, che praticamente ci portano un fondo e ci si fa fare bella figura con tutti, perché avere uno sponsor grosso, o due o tre soltanto, e uno lo perdi,
poi si potrebbe trovare in difficoltà. When